ma io non ho mai sentito, perlomeno da vertici sindacali, da voci autorevoli, tirar fuori chiaramente queste cifre e dire questa cifra non riguarda la difesa dell'Italia, ma riguarda la capacità offensiva dell'Italia. Questo è il problema. Gli F-35, che tra l'altro sono un bidone, ci vengono fatti comprare dagli Stati Uniti d'America, ma come arma offensiva. L'ammiraglio De Giorgi, che ora è inquisito sulla questione del petrolio della Basilicata, in notizia di oggi, anche lui è inquisito, il capo di Stato Maggiore della Marina, è quello che si gloria di aver messo, praticamente nella finanziaria perlomeno 5-6 miliardi per rinnovare la Marina Militare, extra bilancio del Ministero nostro della Guerra. Cioè, questi sono elementi che ci fanno vedere come le questioni non sono separate. Più in generale, riguardo a una lotta che è nei luoghi di lavoro, è chiaro che perlomeno, secondo me, e mi pare che il compagno Fiume lo dicesse, cioè occorrerebbe avere dei quadri preparati ad affrontare temi che non possono essere più ristretti alla singola fabbrica, alla singola città, alla singola categoria. Se uno non capisce come funziona l'economia mondiale, cioè qual è il ruolo del capitale finanziario che ormai praticamente si sta sovrapponendo e sta diventando l'elemento decisivo sull'economia reale, sulla produzione reale, di cosa è il potere delle multinazionali o transnazionali, se volete, che se voi andate a vedere il giro d'affari, il fatturato di una multinazionale, vedete che è superiore a quella del reddito lordo, del prodotto interno lordo di interi stati. Sono quelli gli stati veri, sono i grandi gruppi finanziari. Pensate alle banche centrali. Non so se nel sindacato si sa questo, per esempio. Le banche centrali di chi sono? Cioè la Banca d'Italia di chi è? Io penso che la risposta comune è dello Stato italiano. No. È praticamente di un azionariato che vede i Rothschild, la Goldman Sachs, tutte le banche a partire dalla Federal Reserve statunitense alla Banca Centrale Europea sono in mano ai Rothschild, alle grandi banche, e lo Stato in tutto l'Occidente ha praticamente rinunciato al diritto di mettere moneta, perché moneta la mettono loro. E c'è l'organismo poi superiore a questi, che sono poi formati sempre in catene di comando, che vedono poi i pochi potenti che controllano il capitale finanziario gestire il tutto. C'è un'inchiesta sulle disuguaglianze economiche nel mondo, che è fatta, cito una fonte di Renzo Spettabile, Credit Suisse, che è una banca che ha un settore di ricerca, la quale ci aggiorna che attualmente, hanno fatto un calcolo, nel mondo ci sono poco più di 33 milioni di milionari in dollari, che equivalgono a circa lo 0,45% della popolazione mondiale. La stessa ufficio di ricerca di questa banca ci dice che nei prossimi 5 anni da questi 33 milioni si passerà a 49 milioni di milionari, equivalente a circa lo 0,7% della popolazione mondiale. Calcola che la classe media equivale nel mondo a circa il 14%. Tutto il resto è nel precariato, in difficoltà economica, giù fino ai poveri assoluti, al miliardo di poveri assoluti condannati a morire per la mancanza di generi di sussistenza fondamentale. Ebbene, questo è il mondo che si vuole mantenere in piedi su questo ordine economico mondiale con la guerra, e questo è fatto. Le spinte che vengono non è che siano spinte che hanno chiaro di rovesciare questo sistema. E dico, il
contraddico io, perché io resto nell'idea che un mondo che ha questo sistema, che non è solo un sistema di ineguaglianza tra gli uomini, è un sistema di scompenso complessivo, ne parlava ieri a Genova Giulietto, se ci vuol poi ritornare, di scompenso complessivo per esempio anche nel rapporto uomo-ambiente, che ci porta a situazioni catastrofiche, quindi anche questa è guerra, se volete. Bene, io sono tra quelli che ha creduto e continua, nonostante tutto, a credere che non può essere questo l'orizzonte dell'umanità, che deve esistere una società di liberi uguali. Il debate dice che sei comunista, sì, lo resto, ma però, capito? Se sento di Nelli, non ti uso strumentalmente come accennavi prima, no, perfetto, se sento di Nelli e si parla della stessa cosa, sento che lui ha spiegato stesso a questa società, non possono più esistere questi meccanismi. Ebbene, la guerra che ci stanno ancora preparando, nuove guerre di guerra in guerra, serve a mantenere un ordine che non può più resistere, ma non ce lo dice semplicemente il criterio etico, il criterio politico, ce lo dice la scienza, cioè la